Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera, verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio, detta Bella, a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualcosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» E presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi camminava, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando il Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. Sono il Signore, guarisco te, sono l'Eterno il tuo Dio, la mia parola ho mandato per te, sono l'Eterno il tuo Dio. Oh, grazie Gesù. Sono il Signore, guarisco te. Grazie Gesù, grazie che nel tuo nome noi riceviamo ogni giorno ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo cantato Jehovah Jireh, lui provvede. Oh Signore, noi sappiamo che la potenza del tuo nome è più forte di ogni malattia fisica, è più forte di ogni sofferenza. E qualunque sia il tuo bisogno, fratello, sappi che Gesù adesso è qui in mezzo a noi per guarirti dalle tue malattie, per risanare i cuori spezzati. Oh, grazie Padre. Tu sei il Signore, guarisci me. Tu sei l'Eterno, il mio Dio. La tua parola hai mandato per me. Tu sei l'Eterno, il mio Dio. Tu sei il Signore. Ricrea Gesù, ricrea quello che tu avevi creato, Signore. La tua parola hai mandato per me. Tu sei l'Eterno, il mio Dio. La tua parola hai mandato per me. Tu sei l'Eterno. Tu sei l'Eterno.